Ciao a tutti da Dalila e bentornati da Cake Appeal, l'angolo dei dolci americani. Oggi faremo una banana split pie. Abbiamo bisogno di due banane, panna animale o vegetale da montare all'incirca 200 ml, crema pasticcera 150 g, Smarties, Nutella quanto basta. Per la pasta frolla, 4 tuorli, 500 g di farina setacciata, 250 g di burro freddo in pezzi, 200 g di zucchero semolato e un rotino. Vediamo come si fa la pasta frolla. Burro freddo a pezzettini, abbiamo detto, preso quindi dal frigo. Ora aggiungiamo lo zucchero, potete usare quello semolato ma anche quello a velo. Dobbiamo ottenere quella che si chiama sabbiatura. Ci aiutiamo, se avete un robot da cucina è meglio, io uso le fruste perché è più facile che le abbiate tutti quanti. Quando abbiamo ottenuto la nostra sabbietta, mettiamo la farina al centro con un buchettino, le nostre uova, il famoso vulcano e aggiungiamo il resto. Ora è il momento di sporcarsi le mani. Impastiamo il tutto. Quando la pagnotta sarà bella, liscia e compatta, ricordate che la pasta frolla non va lavorata troppo. La mettiamo a riposare nel frigorifero. Quando la nostra pasta frolla avrà riposato, se è una notte meglio ancora, la stendiamo. Quando avrà raggiunto lo spessore all'incirca di mezzo centimetro, prendo la mia dorata carta forno, io sono un amante della carta forno, grande invenzione, e me la ritaglio in modo che copro il mio rotino e non mi si attacca nulla, quindi vado ad occhio. Serve però un po' d'acqua per attaccarla. Ovviamente, se non siete una fanatica come me della carta forno, potete anche semplicemente imburrare un po' la teglia. Aggiungiamo la nostra pasta frolla levando i pezzi in eccesso, come una classica crostata. Ho omesso di dire che le pie americane classicamente sono fatte con la pasta brisée, come facemmo le apple pie, vi ricordate? Però questa volta mi sono voluta concedere la mia adorata pasta frolla, quindi siete liberi di mettere la brisée o usare la pasta frolla. Prendiamo una forchettina e ci facciamo una piccola ma semplice decorazione sul bordo. Ricordate sempre di fare dei forellini sul fondo, altrimenti si gonfia. Ora la metteremo in forno, mi aspetto che abbiate preriscaldato il forno come giusto che sia. Ho cacciato la pasta frolla dal forno, procediamo alla crema pasticcera. Allora, la vera ricetta della banana split prevede che ci sia gelato a vaniglia, siete liberi di farlo, ma ovviamente dovete servirla subito, perché altrimenti il gelato si scioglie. Quindi ho optato per una crema pasticcera, crema gialla come volete chiamarla, che comunque è vanigliata perché ci ho messo un bel po' di vaniglia dentro. Dopo che abbiamo messo la crema, prendiamo le nostre bananine. Ora è il momento di montare la panna. Quindi mi armo il sac à poche, io l'ho montata bella ferma a neve, potete aiutarvi anche con un po' di zucchero a velo che la rende ancora più solida. La Nutella che ci eravamo preparati l'ho un po' sciolta nel microonde. Ah, che bello! E voilà, strizziamo la nostra sac à poche e procediamo con la nostra decorazione. Ok, l'ultima parte. È il momento che preferisco. È buonissima. Ciao a tutti, alla prossima!